questo tutorial vediamo come andare a personalizzare l'home page del nostro sito, immaginando di essere di fronte all'home page classica del sito in versione blog, dove vengono inseriti in modo automatico e in modo cronologico tutti gli ultimi articoli. Noi invece vogliamo ottenere una pagina più movimentata, che qua vediamo ad esempio come esempio quella dell'Istituto di Olgiate Comasco, con due colonne centrali, una più stretta sulla destra con le ultime comunicazioni in automatico caratterizzate da data, titolo e breve abstract. Poi abbiamo in automatico i prossimi eventi, invece sulla sinistra noi abbiamo due blocchi, un blocco in alto fisso di benvenuto con la foto della scuola e poi un possibile blocco più basso che qui inizia con noi partecipiamo a, che invece sono dei blocchettini che uno inserisce a piacimento sotto il blocco superiore di benvenuto. In basso poi abbiamo tre elementi che sono quelli che ospitano in modo automatico i cosiddetti feed RSS, provenienti da diverse fonti, cioè le ultime notizie che provengono da fonti diverse. Vediamo un po' come realizzarlo, prima in modo automatico e poi un breve approfondimento a livello di codice. La prima cosa da fare è avere a disposizione una pagina che chiamiamo home. L'andiamo a costruire, nuovo, nuova pagina. Il titolo sarà home. E questa pagina va associata a un template che si chiama template home page. Fatto, la pubblichiamo. E per fare in modo che questa nuova pagina sostituisca nella home page quello che è l'automatismo di WordPress, andiamo in impostazioni lettura e diciamo che la visualizzazione della pagina iniziale non è con gli ultimi articoli stile blog, ma una pagina statica che andiamo a selezionare tra quelle presenti. Avendo appena costruito Home, la troviamo. Clicchiamo su Home. Già che ci siamo, andiamo a fare una piccola modifica in basso, no? Che non c'entra con l'home page, ma ci verrà utile in seguito. Per ciascun articolo in un feed RSS, cioè in quel sistema di diffusione delle informazioni, abbiniamo, no, il titolo a riassunto. E poi salviamo le modifiche. Se noi andiamo a vedere adesso il nostro sito, vedete che l'home page è un'home page che è legata al template ma è assolutamente vuota. Adesso dobbiamo riempirla di contenuti. Per prima cosa ci occupiamo della colonna di destra, che è la più veloce, quella che con un automatismo mi genera sotto il titolo Ultime comunicazioni, le ultime circolari e le ultime news. Vediamo come fare. Per prima cosa andiamo in bacheca. E dobbiamo andarci a segnare qual è l'ID, il numero ID delle categorie circolari e news. Quindi articoli, categorie, circolari, mettiamo il mouse sopra e sappiamo, lo leggiamo sotto, ci sono due modi, uno è quello di cliccare sulla categoria e di leggerla in alto, no? Io adesso qua non lo vedo perché esce dalla visualizzazione, ma leggo un ID uguale a 9. L'altro modo invece è quello di mettere il mouse sopra la voce circolare e andare in basso, qui lo vedete voi perché è compreso nell'area di registrazione, category e tag ID uguale 9, quindi è 9 l'ID della categoria circolari. Andiamo su News e vediamo che il numero è 10, ce li annotiamo. Bene. Adesso dobbiamo dirlo però all'home page, quindi andiamo in pagine, tutte le pagine, e selezioniamo home page modifica. Ecco, dobbiamo adesso fare questo legame. Questo legame viene gestito con i campi personalizzati ancora una volta. Ne aggiungiamo uno nuovo. Eccolo qua, che si chiama Ultime comunicazioni. Io l'avevo già approvato e quindi lo trovo già a disposizione. Voi lo scrivete ultime comunicazioni senza spazi in mezzo, mi raccomando, è tutto minuscolo. Precedentemente può essere capitato che qualcuno ha trovato qualcosa che non funzionava perché ha usato magari una maiuscola dove doveva usare il minuscolo. Qui invece è importante usare esattamente le maiuscole e le minuscole, come vi dico, che in pratica è come sono nel file PHP, come vedremo poi alla fine. Ultime comunicazioni, che valori? Cosa mettiamo qui dentro? È il numero 9 e il numero 10. E aggiorniamo, vedete, semplicissimo.
annotiamo gli ID, mettiamo il campo personalizzato e andiamo a vedere se è vero. Eccolo qua. Compare la colonnina ultime comunicazioni con il solo articolo presente, no, perché qui questo sito qua di prova ha un articolo solo, e vedete che viene visualizzata in automatico con data, titolo e abstract. Bene, adesso ci occupiamo dell'area di sinistra con un blocco iniziale con i benvenuti e un eventuale blocco inferiore con altri articoli. Bene, blocco superiore, creiamo la pagina, quella che contiene la foto. Quindi modifica pagina, scusate, nuovo, ho sbagliato io, nuova pagina, la chiamiamo come vogliamo, beh, possiamo chiamarla anche qui benvenuti, è un po' casuale che il nome della pagina è uguale al nome del campo personalizzato, potremmo anche chiamarla la nostra scuola, come a noi piaceva di più, e qua ci andiamo magari a caricare una bella foto. Carica, inserisci, selezioniamo file. Ecco qua che abbiamo la foto della scuola, peraltro quella lì dello stesso sito nostro di riferimento. Apri, abbiamo selezionato, ecco che la nostra immagine è qua, mettiamo un titolo che può essere un testo alternativo, diciamo nome della vostra scuola, possiamo dire ingresso di, e poi metto nome scuola, voi mettete ovviamente la vostra. Facciamo lo stesso come alta dell'immagine e poi gli diciamo inserisci in quale dimensione. Io attualmente metto dimensione reale in modo che sia la dimensione più grande possibile perché poi ci farò un giochetto. Inserisci in centro, inserisci nell'articolo. Perfetto. Questa qua è una foto che però può essere troppo grande, in realtà è esattamente uguale a questo, ma vedete, no? Se io vado a ridimensionare poi la mia pagina, adesso qua è fin troppo, ecco, in modo che sia accettabile, in modo che non ci sia scivolamento, qui meno di così è impossibile, vedete che la foto si ingrandisce e si rimpicciolisce in modo automatico, è proprio perché questo è un layout che si dice liquido, cioè si adatta alla finestra. Come ottenere questo effetto? Si deve fare un piccolo controllo, una piccola variazione, si va in HTML. E dove c'è la larghezza, che è espressa da un numero che è quel 513 pixel, che è la larghezza reale, si scrive, non so, 90% piuttosto che 100%, è una percentuale dello spazio di quella colonna. In questo modo, avendo espresso in percentuale, ecco che si allarga, diciamo, secondo le dimensioni che si ha a disposizione. Attenzione che se mettete la larghezza in percentuale dovete togliere l'altezza, perché se no una dimensione è relativa e una è assoluta. Qui verrà enorme, non importa, perché in realtà lo spazio che avrà a disposizione nella finestra del browser è limitato. Questo sito peraltro c'è una larghezza massima che viene inserita. Bene, fatto questo, andiamo avanti e qua abbiamo la possibilità di scrivere. Qua noi mettiamo poi notizie, diciamo indirizzo e altro sulla scuola. Adesso qua io non so scrivere nulla, però poi voi potete mettere ovviamente le informazioni che ritenete utili qua da inserire. A questo punto questa pagina però andrebbe pubblicata. Scusate, questa è una pagina, ecco, ho sbagliato, doveva essere un articolo. Mi scuso con voi e faccio un giochettino per cambiarlo. Mi prendo, vado in HTML, così ci serve anche nel caso sbagliassimo. Me lo seleziono tutto, faccio un Ctrl-C, copia, vado, poi lo cancellerò, nuovo articolo, vado in HTML e me lo risistemo, me lo incollo. Sarebbe stato meglio farlo direttamente, mi ero dimenticato, anzi mi ero sbagliato. E qua mettiamo benvenuti. Ecco che qua l'abbiamo fatto, mi interessava dire le categorie. Nella categoria qua noi non ce l'abbiamo perché evidentemente non va poi a finire da nessuna parte. Potremmo aggiungere una nuova per mettere questi contenuti soltanto in home page. Ok, abbiamo aggiunto e in questo modo vuol dire che sono delle informazioni che non vanno poi in circolo da altre parti, no? Perché evidentemente sono un escamotage che noi utilizziamo per trovare un modo molto semplice per generare dei contenuti,
da riempire, no, uno sotto l'altro negli spazi a disposizione dell'home page. Bene, fatto questo, direi che possiamo tranquillamente pubblicare. Non mettiamo riassunto e nient'altro, mettiamo soltanto titolo, contenuto dell'articolo e categoria home page. E facciamo pubblica. E adesso però dobbiamo disporla là. Allora, che cosa facciamo per disporla? Ancora una volta dobbiamo andare a leggerci l'ID, in questo caso non l'identificativo della categoria, ma dell'articolo. Vado in tutti gli articoli, benvenuti, questo qua è quello che mi interessa, no? Quell'altro era temente una bozza che avevo messo precedentemente, il numero è l'88, benissimo. Il numero è l'88 e adesso andiamo a dirlo dove? Alla pagina home page. Tutte le pagine, andiamo a cercarci la nostra home, modifica. E come facciamo a dirglielo? Dobbiamo creare il nuovo campo personalizzato che è responsabile della visualizzazione in alto a sinistra. Allora aggiungiamo un nuovo campo. Lo chiamiamo benvenuti perché quello è il nome assegnato nel nostro template e adesso non mi ricordo più il numero, mi sembra 88. Aggiungi campo e se non si vede, benissimo, è un esempio di correzione per andarlo poi a sistemare. Andiamo a vedere se lo si vediamo. Sì, ho fatto giusto, vedete che è stato inserito. Quindi in automatico noi abbiamo buon gioco nell'inserire più informazioni. Per quello che riguarda invece la parte sotto la diciamo foto della scuola con le notizie magari che noi possiamo inserire qui sulla diciamo sulla nostra scuola mettiamo non so qualcosa che può essere in evidenza. Allora mettiamo di voler riempire una zona sotto sempre sulla sinistra le poche righe di informazione diretta. Bene, come facciamo? Andiamo qua e inseriamo ancora nuovi articoli, prima ho sbagliato, mai le pagine interne all'home page, ma sempre gli articoli. E lì mettiamo, non so, buona Pasqua, adesso qua. E scriviamo buona Pasqua qua, tanti auguri. Auguri alle famiglie. Agli studenti, ai docenti e a tutto, magari scrivendo giusto, il personale della scuola. Poi magari, non so, la scuola. Beh, qui ovviamente è meglio imparare a scrivere senza sbagliare, se no bisogna poi sempre a correggere. E poi vabbè, altre informazioni possono essere la scuola chiude e riapre quando vogliamo. Questa è una prima notizia, che la chiamiamo Buona Pasqua, dove la andiamo a inserire in home page, cioè categoria home page, non si vedrà ancora, pubblichiamo. Aggiungiamo poi un altro, un secondo articolo, aggiungi nuovo, che chiamiamo, non so, le nostre iscrizioni. E qua mettiamo un testo, non so, le iscrizioni sono aumentate, quello che noi vogliamo, le iscrizioni per l'anno prossimo hanno segnato un'impennata, tutte queste storie qua, uno magari poi ci mette anche il grafico, fa quello che gli pare. Naturalmente anche qua non nostre, ma nostre, e gli diciamo questa è una notizia da home page e basta, e la pubblichiamo. Andiamo a vederla se le vediamo, non ne vediamo nessuna. Vedete? Niente. Come facciamo a fare in modo che si vedano? Bene, con il secondo blocco, quello che sta sotto la prima parte, sempre in evidenza. Andiamo ancora qua in bacheca e andiamo alla pagina, anzi, prima di andare alla pagina, andiamo a leggere gli ID di questi articoli. Le nostre iscrizioni, annotiamolo, è l'ID che è 92. Invece Buona Pasqua è 90, quindi 92 e 90, non importa l'ordine con cui lo scriviamo. Andiamo adesso in tutte le pagine e andiamo in home. Dobbiamo dire all'home page di mettere quei due contenuti. Home modifica e
Il terzo blocco, qui il secondo sulla sinistra, poi non ce ne sono altri, eh? Il campo personalizzato per ospitare i contenuti sotto benvenuti si chiama da codice, si chiama da scelta del nostro template, da ciò che abbiamo scritto nel template, si chiama home boxes. E cosa avrà dentro? Avrà dentro quali articoli? L'articolo 90 e l'articolo 92. Aggiungi campo personalizzato. Aggiorna, vedete che è un giochettino proprio, andiamo a vedere se ci sono. Non ci sono. Ho dimenticato qualcosa. Andiamo un attimo, scusate, a rivedere qua bene. Home boxes, valori 90-92, l'ho scritto sbagliato, vedete c'è un X in più. Aggiorna, utile, questi errori non voluti, peraltro, proprio per vedere che basta sbagliare un carattere, no? I campi personalizzati sono rigidi, quello che è scritto deve essere quello che poi compare. Andiamo a vedere se, ecco, vedete che compaiono. Ecco, ultimo giochettino, le nostre iscrizioni e sopra Buona Pasqua. Se volessimo invertire, ovviamente possiamo invertire solo questi due contenuti, non quello sopra, perché quello sopra è stato inserito nel codice in alto e questo in basso. Invece la parte home boxes ha due elementi che sono le nostre iscrizioni alla Buona Pasqua. Bene, lui li mette in ordine cronologico. E allora sapete come facciamo? Un trucchettino, andiamo a vederlo. Andiamo a vedere solo quello che compare in home page. Quando abbiamo tanti articoli facciamo fatica a orizzontarci. Allora un trucchettino è questo. Articoli, categorie. Andiamo a cercarci la categoria home page. Alla fine vediamo i numeri, gli articoli che sono lì dentro. Se noi clicchiamo su quel numero 3, ecco che li troviamo con la loro data di pubblicazione e orario. Allora, dobbiamo fare in modo, adesso non ricordo, che Buona Pasqua sia in alto. Andiamo a vedere la data di nuove iscrizioni. Possiamo cliccare su modifica veloce. Vedete che è il 29 marzo alle 7:41. Cambiamo, invece che alle 7:41, questo lo facciamo mettere. Anzi, cambiamo l'altro perché se io lo metto magari adesso qui l'orario non è proprio preciso, è un orario di non, che non è ancora legato al suo orologio interno, c'è una piccola difformità. Dobbiamo fare in modo che la nostra iscrizione sia più in basso. Scusate, facciamo più semplicemente così, pigliamo il giorno prima, lo mettiamo il 28 marzo. Aggiorna, così capiterà che Buona Pasqua, vedete, di 3 minuti fa, mentre la nostra iscrizione di un giorno fa, quindi Buona Pasqua è più recente. Andiamo a vedere se questo è stato sufficiente. Ed ecco che abbiamo avuto l'inversione attraverso questo piccolo trucco. Abbiamo fatto quasi tutto, andiamo a vedere un po' la giustificazione di questo passaggio attraverso 3 slide. Eccolo qua. Ma scusate, prima di vedere queste slide, dove le vediamo? Al di là delle tre diapositive, le vediamo in bacheca, aspetto editor. L'amministratore vede questo, il redattore non può andare a fare pasticci perché se uno poi qua cambia qualcosa c'è il rischio che poi non funzioni più nulla, ma mi interessa farvi vedere il perché è successo questo. Andiamo a visualizzare la nostra home page. Nei template scegliamo template home php, home page template di pagina, e in particolare, no, qui tanto codice, ma ci interessa vedere un due tre cose. Questa home left è la parte di sinistra, e qui prima di andare a vedere sul suo contenuto ci sono delle parti di codice che corrispondono poi ai campi personalizzati. Ce ne sono anche altri che in realtà non utilizziamo, ma quelli che noi interessano sono i primi due e l'ultimo. Home boxes, che è quello in basso a sinistra. Ultime comunicazioni, che è quello sulla destra. Benvenuti, che è quello invece in basso, scusate, in alto sulla sinistra. Vedete come si scrivono? Tutti uguali, no? Se uno vuole crearne un altro, mette nuovo campo e semplicemente scrive nuovo campo, il nome identico qua. Ecco perché il maiuscolo e minuscolo è fondamentale, no? Vedete come sono messe? Se io metto un box qui con la B maiuscola, non è lo stesso di quello che è inserito qua. Benissimo.
Una volta quindi che noi li abbiamo definiti, ecco che dobbiamo utilizzarlo. Siamo nel contenitore di sinistra e qua ecco che abbiamo il primo elemento, ma li vediamo meglio adesso nelle slide che sono più grandi. Ecco questa porzione di codice che voi vedete. Vedete? Queste qua erano le cose che ho detto prima riferito ai campi personalizzati, e qui in realtà va fino a qua. Andiamo a vedere nella prossima. Ecco qua la parte sulla sinistra. Questi sono i due blocchi. Quello in cui c'è l'articolo con la foto richiama il campo personalizzato e dice se il campo personalizzato, diciamo, è vuoto, cioè non ha elementi, è vuoto, cioè è diverso da vuoto, cioè contiene elementi, devi mostrare delle cose. Quello che mostri sono queste qua. Mostri il titolo dell'articolo, questo PHP the title vuol dire che estrae il titolo dell'articolo con il suo poi contenuto. Vedete? Infatti non c'era il riassunto, ma c'è il contenuto, quello che avete messo nel vostro editor. Il titolo dell'articolo scrivilo come H2, cioè con il titolo di valore 2, no? Livello 2. Sotto metti invece il campo personalizzato un boxes, dove inserisci in pratica ancora le stesse cose, titolo e contenuto. Ecco, così è stato gestito. Sulla colonna di destra invece noi abbiamo il campo personalizzato ultime comunicazioni, che nel caso non sia vuoto, cioè abbia elementi, stamperà in automatico ultime comunicazioni come titolo di livello 2. Poi metterà come titolo di livello 3, metterà tre cose, metterà l'ora, metterà il titolo, e non metterà il contenuto, qua c'è the content, ma metterà il riassunto, the excerpt. Poi sotto inserisci anche le circolari e le news, tutte le circolari e tutte le news che sono collegate poi alla pagina circolare piuttosto che alla pagina news. Ecco qua spiegato il motivo per cui visualizziamo in questo modo. Per quello che riguarda poi invece l'inserimento dei feed RSS, questo viene gestito attraverso i widget. Vedete che qua noi abbiamo questi sotto home, questo è spiegato poi bene nella guida, non si fa altro che prendere questo elemento e lo si inserisce una volta qua, una volta qua, una volta qua, inserendo qua che cosa? L'URL del feed, come spiegato poi nella guida, un titolo che volete mettere voi, la scelta dei nomi degli articoli e l'eventuale visualizzazione delle voci. Basta cliccare su salva e si ottiene il tutto.